Cruciani contro le associazioni pro-migranti. Dice una grandissima verità, voi vi reggete in piedi sulla continua emergenza, quella proprio che non vorrebbero più la maggior parte degli italiani. Sentite poi la mistificazione del PD. Ormai non contenti, vogliono raggiungere lo 0%. Io rimango ogni volta davanti a questo qualunquismo con cui si parla. Ma quale qualunquismo? Io ho fotografato la realtà. Per me è qualunquismo. Senta, lei non deve dire grazie a nessuno. Io posso dire lei vuole che accogliere me, tutti e io no. Trattare lei vuole accogliere diritti tutti. Umani in maniera così avvocato, qualunquista. Avvocato, non c'è nessuna disumanità. No, no, disumano, è chi, allora, guardi, disumano è chi non blocca il traffico di esseri umani. Disumano è chi non blocca il traffico di esseri umani. Questo è chi è disumano, chi non blocca il traffico di esseri umani. Ma che cosa sta dicendo? Allora, ah, no, il diritto allora, di asilo, se lei è a favore visto del traffico che ha detto di esseri umani, lo dica. Di Costituzione, il diritto di asilo è garantito ma dalla nostra Costituzione all'articolo 10. Ma chi lo nega? Chi lo nega? È di quello che stiamo ma parlando. Ma chi lo nega guardi. Il diritto di asilo? Chi l'ha mai negato qui il diritto di asilo? A chi torneremo viene dalle a parlarne, ho finito il tempo. A chi non le fate arrivare se arrivano in 200.000? Grazie a tutti, pubblicità. Fermi tutti, prima di continuare con il video vi chiedo un piccolo favore, di iscrivervi al canale. Cosa aspetti? Ogni giorno nuovi video, nuovi contenuti. Non avere paura, è gratis. Non essere avido di click. Volevo dire ai miei interlocutori, molti dei quali parlano solo per frasi fatte, la faccio anche io una frase fatta. Mi rivolgo a Cruciani e a Bignami. Com'è bello pensare che nel mondo ci possono essere i ponti. Non a quegli odiosi muri di cui voi siete molto tifosi. Buonasera. Vabbè, questo l'ha detto, io, prima di lei l'ha detto il Papa, scusi, diciamo, ecco. Mi scusi, ma io sono sempre stato contro i muri, tant'è che qualcuno era contro il muro di Berlino, mentre qualcun altro era a favore del muro di Berlino, e non era certamente, non so, non erano certamente quelli per cui facevo il tifo io. Ma lasciamo perdere questo. Le associazioni facciano la loro parte. Le associazioni facciano la loro parte, che è quella di accogliere. La questione fondamentale è che ovviamente molte delle associazioni, non parlo della sua, parlo in generale, ovviamente campano attraverso l'esistenza di un'emergenza. Sì, ecco, certo. L'emergenza significa questo, ci mancava l'emergenza, mancava. No, è la realtà, certo. Ma non sono mica, non sto mica dicendo che sono una banda di criminali, no, sto dicendo che molte dei migranti, sto dicendo che molte delle associazioni, così chiudiamo, molte delle associazioni non campano, sopra, è la realtà, è un dato di fatto. Molte delle associazioni campano e sopravvivono, ma per fortuna io, che c'è un'associazione. Ma io non sto dicendo, ma diciamo io sto dicendo qualche cosa. Ma diciamo grazie a queste persone. Io non dico grazie a nessuno, io dico grazie a chi mi parla, non me lo devi dire tu a chi dire grazie. Non me lo devi dire tu a chi dire grazie. Io dico grazie a chi. Ma glielo dico io, glielo dico. Diglielo te, ma io dico grazie a chi mi parla, non li conosco, non è che dico grazie così. Ma io glielo dico. Non è che dico grazie così senza sapere chi sono. Io sto dicendo semplicemente, sto parlando in generale, non mi sto rivolgendo alla singola associazione. Ci sono molte associazioni che sopravvivono e campano grazie all'esistenza di un'emergenza. Straparlano di deportazione, di costituzione, si occupassero di altro, ma possono tranquillamente straparlare a vanvera di deportazione, di lager, cose di cui si dovrebbero vergognare. Ma ripeto ancora una volta, all'emergenza va posta fine. Io non credo che l'accordo con l'Albania sia nella direzione, l'ho già detto, dunque non è che sono schiacciato sulle posizioni della nuova Albania come nuovo territorio da occupare, eccetera, di quello che hanno detto prima loro. Io dico semplicemente questo: l'emergenza va chiusa, perché grazie all'emergenza campa anche oltre a creare problemi agli immigrati stessi, campa anche tanta gente che altrimenti che dovrebbe andare a fare un lavoro diverso da quello che fa. Va bene. La vedo allegra, avvocato.